Un piccolo gioiellino che merita molta più attenzione. Questo è LinkClick. Ma sono in tanti a parlare di grande delusione per questa seconda stagione. E quindi oggi si parla proprio della seconda stagione di LinkClick, ma senza spoiler. Per chi non lo sapesse, feci già un video sulla prima stagione dell'anime quando non lo conosceva praticamente nessuno e sono felice di averlo fatto conoscere a molti. Però diciamo che comunque resta un anime un po' di nicchia. Soprattutto perché sì, non è un anime giapponese, ma è un anime cinese, non uscite dal video. Tranquilli, perché ad oggi c'è sia il doppiaggio italiano della serie che quello giapponese, quindi in realtà potete vederlo tranquillamente come un anime normale. E racconta di due ragazzi che hanno un potere che gli consente di entrare nelle foto per soddisfare le richieste di alcuni loro clienti. Ma entrando nelle foto rischiano di modificare la linea temporale, andando magari a modificare qualche evento che non deve essere modificato, un tema che ricorda moltissimo Steins Gate ed in effetti ci si avvicina. Quindi la nozione di viaggi nel tempo è fondamentale in quest'opera e io che ne sono un fan l'ho adorata ancora di più per questo. L'anime è di genere drammatico e misterioso principalmente, ma la seconda stagione si sofferma molto di più sull'aspetto thriller e investigativo, in cui bisogna capire chi è e catturare colui che dalla scorsa stagione sta compiendo degli atti terribili tramite un potere molto simile a quello del protagonista. Se la prima stagione era molto variegata, in cui conoscevamo tanti personaggi differenti, vedevamo tutte le loro storie, conoscevamo molto bene i nostri protagonisti e c'erano anche momenti più comici e più divertenti, oltre che quelli molto seri, questa seconda stagione rappresenta una vera e propria corsa contro il tempo. Tutto accade infatti in pochissimi giorni. Per me LinkClick è una delle sorprese degli ultimi anni, una storia che ti tiene davvero incollato davanti allo schermo in ogni puntata, in ogni minuto, in cui i personaggi sono fantastici sia esteticamente perché sono bellissimi, sia a livello di carattere, di personalità, li amerete tutti quanti, i protagonisti. Non solo, le musiche dell'opera sono incredibili, io le ascolto ogni giorno, sia della prima che della seconda stagione, veramente fantastiche, anche le OST, non solo le opening e le ending, anche le animazioni ragazzi, soprattutto quando i personaggi combattono in questa seconda stagione, ci sono delle animazioni incredibili, robe dello stesso livello e a volte secondo me anche un po' più realistiche di Jujutsu Kaisen 2, per farvi capire. Oltre che, ripeto, una storia veramente affascinante. Peccato che se ne parli davvero poco, spero che qualcuno stia vedendo questo video senza aver visto la serie e magari alla fine del video apre il primo episodio e ci dà un'occhiata. A questo punto bisogna dire che per alcuni la seconda stagione è stata un po' deludente, anzi per molti davvero tanto sottotono rispetto alla prima. Ma vi dico da subito che io non sono neanche lontanamente d'accordo con queste affermazioni. Ovviamente ognuno ha la sua opinione e le rispettiamo, però sono curiosissimo anche di sapere voi in particolare cosa ne pensate, quindi se l'avete già vista ditemi un po' le vostre impressioni su questa stagione. È vero, anche io non la reputo allo stesso livello della precedente, che secondo me era molto più equilibrata in generale, ma per me LinkClick anche stavolta resta una bomba, perché il primo compito di un anime è intrattenere e questa storia ci è riuscita nuovamente a tenermi incollato davanti allo schermo, salvo un piccolo problemino di cui parliamo dopo, che in realtà proprio piccolo non è. Il mistero di fondo viene chiuso definitivamente in questa stagione e l'artefice di tutto, il villain principale, sì, magari poteva essere presentato in modo più inaspettato, senza saperlo fin da subito, ma secondo me ci sta, nel complesso la sua storia, il modo in cui arriva a fare quello che fa con l'aiuto di alcuni personaggi, è qualcosa che ho trovato sensato e che ancora una volta va a criticare l'ingiusta società in cui viviamo. Non è sicuramente un villain eccezionale, ha i suoi traumi, ha la sua mente malata, però la cosa che a me è piaciuta è che comunque è molto funzionale alla trama. Perché anche se la sua backstory potrebbe non sembrarvi originalissima ed in effetti non lo è, quello che fa nel presente, il modo in cui riesce ad ostacolare i personaggi principali che tanto amiamo, è geniale, è figo, è coerente. Ogni volta che vanno a rivelarci la spiegazione di qualcosa che è avvenuto poco prima, riescono sempre a collegarla benissimo, ed il modo in cui si muovono i protagonisti, il modo in cui si muove l'antagonista, quindi il modo in cui giocano in un certo senso fra loro, è veramente divertente, anche se proprio divertente forse non è il termine adatto, è ben strutturato, ecco. E a differenza di altri anime dello stesso genere in cui dite sì, ma perché il personaggio fa quella cosa, quanto è stupido, mi dà fastidio, lo fanno apposta per far andare avanti la trama in questo modo, no, qui non accade. Vi sembra che qualche volta i personaggi facciano qualcosa di strano e vi viene un po' il dubbio, ma poi quando vi rivelano perché hanno fatto quella cosa, tutto torna. La cosa che più ho adorato è che tutta la stagione è collegata e il modo in cui tutti i tasselli vengono legati fra loro è geniale, è perfetto. Questa cosa però degli eventi che si legano perfettamente fra loro porta anche al problema principale di questa stagione, i flashback, o meglio, le ripetizioni di molti eventi. Cosa costava a loro fare invece di 12 episodi, 11, o magari ridurre la puntata di alcuni episodi, perché alcuni durano anche 28-30 minuti? Assolutamente niente. Eppure, ahimè, in ogni puntata di questa stagione, ogni volta che succede qualcosa, dopo un po' quella cosa viene ripetuta. Magari portano avanti la scena, vediamo cosa succede, cambiano punto di vista, vediamo qualcos'altro, poi ritornano alla prima scena, ma non è che ritornano alla prima scena dal punto in cui si era fermata, ma tornano da prima, quindi rivediamo tutta la stessa scena, quindi dall'inizio, come abbiamo visto poco prima, però poi alla fine va avanti, dopo un paio
paio di minuti, raggiunge il punto in cui si era fermata e aggiunge qualcos'altro. A volte si parla di cose accadute qualche episodio prima, a volte anche di cose successe nell'episodio stesso. Questo cosa comporta? Un leggero fastidio durante la visione, perché comunque noi siamo molto presi dall'opera, vogliamo sapere come va avanti, gli episodi veramente volano. Cioè, potete finirla in un giorno sta serie, non ve ne rendete manco conto. Però soprattutto se guardate le puntate di fila, perché io soprattutto gli ultimi episodi li ho visti tutti insieme, non l'ho seguita in simulcast fin dall'inizio, vi rendete conto che è un po' una palla, che tornano sempre indietro. Ricorda un po' alcuni difetti dell'anime di One Piece, per farvi capire. Il motivo per cui lo fanno è sicuramente quello di chiarire bene allo spettatore come vengono aggiunti i vari tasselli, perché tutto viene chiarito al 100%, però secondo me non era necessario. Inoltre ogni episodio termina sempre con un plot twist, un cliffhanger, qualcosa di inaspettato ogni volta, quindi vi incentiva tantissimo al continuo della serie. È una cosa che accade spessissimo ad oggi, ma qui davvero molto, ogni episodio veramente vi lascia con il fiato sospeso. Però alle volte non sempre quel colpo di scena finale risulta essere proprio figo, cioè magari sì, lo fanno molto bello, ma poi quando iniziate l'episodio dopo dite ah, tutto qui, quindi i colpi di scena sono a volte fatti soltanto per creare hype e farvi andare alla puntata successiva. Se volete acquistare manga, figure e prodotti giapponesi, fate un salto su Mangaio. Pacchi imballati con grande cura e spedizione gratis sopra i 39€. In fase d'acquisto potete usare il codice Arcantos per avere il 5% di sconto su tutti i prodotti del catalogo. L'ultimo difetto secondo me è quello di aver dedicato troppo poco spazio ad alcuni personaggi comunque importanti. Ho percepito molto non l'assenza, ma la poca rilevanza della protagonista femminile, e togliendo infatti quelle ridondanze infinite, secondo me potevano gestirsi molto meglio alcuni personaggi lasciati un po' in disparte. Ma al di là di queste problematiche, per me la storia funziona al 100%, è davvero fighissima, è davvero avvincente, e quando, ripeto, un anime riesce ad essere così appassionante, così intrattenente, per me ha già ampiamente superato il suo scopo principale. Poi ripeto, la coerenza della trama è una cosa che apprezzerete tantissimo. Il finale della stagione chiude definitivamente il mistero che era stato avviato all'interno della prima, ma non conclude la storia dell'anime, infatti termina proprio con un colpo di scena abbastanza importante che ancora una volta ti incuriosisce tantissimo per vedere la terza stagione. Terza stagione che è stata già annunciata, però considerando che la scorsa mi sembra che sia uscita più di 2 anni fa, credo che non la vedremo presto. Ma non è un grandissimo problema, perché comunque adesso hanno completato la prima storia principale, comunque in queste 2 stagioni si conclude quello che deve concludersi, quindi sono semplicemente anticipazioni di qualcosa che vedremo come una storia completamente nuova nella terza stagione. Detto questo ragazzi, spero di aver invogliato qualcuno a vedere Link Click, e magari per gli altri che l'hanno già visto, sono curiosissimo di sapere voi cosa ne pensate di questa seconda stagione. Lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, seguitemi sui social e sui video.